questo video nel quale vedremo un breve tutorial sull'utilizzo del codice di calcolo Strata per l'esecuzione di analisi di risposta sismica locale 1D. Dunque, il video presuppone chiaramente delle conoscenze base di risposta sismica locale. Io qui mi limito a richiamare brevemente dei brevi concetti. Qui si vedono le tre fasi, anche riprese dalla circolare delle norme tecniche per le costruzioni, attraverso le quali si articola un'analisi di risposta sismica locale. Il primo punto è quello della schematizzazione della geometria dell'analisi e la definizione del modello geotecnico di sottosuolo. La seconda fase è quella di definire l'input sismico, cioè l'azione sismica che applichiamo al cosiddetto basamento sismico per poi far propagare fino alla superficie il segnale, e poi la scelta del codice di calcolo, l'esecuzione dell'analisi vera e propria e la elaborazione dei risultati. Molto brevemente alcuni concetti chiave su questi tre punti. Il primo punto è quello della scelta della geometria e la definizione del modello geotecnico di sottosuolo. Mi limito veramente a richiamare dei concetti fondamentali. Innanzitutto, come richiamato anche qui dalla circolare, sostanzialmente, si osserva che allorché, diciamo, la morfologia superficiale o sepolta, quindi per esempio l'andamento dei contatti fra i vari strati, ovvero l'andamento del contatto fra il tetto del bedrock sismico e gli strati, sono complessi, cioè non sono riconducibili a piani orizzontali praticamente, occorre effettuare analisi bidimensionali. Quindi la schematizzazione monodimensionale, invece, quella appunto assunta dal codice di calcolo strata, può essere utilizzata soltanto quando la topografia è piatta e quando l'assetto del sottosuolo sostanzialmente è riconducibile a strati piani e paralleli. Tenendo presente questo, quali sono poi i dati di input che, diciamo, che costituiscono il modello di sottosuolo? Come vediamo qui, ogni strato, quindi ogni unità omogenea, chiamiamo così dal punto di vista meccanico, deve essere caratterizzato dal peso di unità di volume gamma, deve essere caratterizzato dalla velocità delle onde di taglio, vuol dire che a fianco c'è un profilo sostanzialmente delle onde S, quindi VS. Nel caso di analisi bidimensionale occorre anche fornire la velocità delle onde P sostanzialmente, o in alternativa il coefficiente di Poisson. Queste informazioni VSVP sono tipicamente delle informazioni che possiamo ottenere da indagini geofisiche, chiaramente qui si apre un mondo. E poi, diciamo, per ogni strato dobbiamo anche fornire, per ogni strato appunto, le curve di decadimento del modulo di taglio G in funzione di gamma, deformazione tangenziale, e le curve di incremento del fattore di smorzamento, cioè le curve che legano il fattore di smorzamento anche qui alla deformazione tangenziale. Giusto per richiamare appunto cosa sono questi parametri G e D, modulo di taglio e smorzamento, se consideriamo appunto un elementino di terreno in condizioni geostatiche, quindi soggetto a delle tensioni iniziali verticali e orizzontali, se questo elementino è soggetto a deformazioni di taglio semplice ciclico, qui individuate dall'angolo appunto qui gamma, che è l'altezza di questa deformazione, e appunto questo elementino può essere soggetto a queste deformazioni di taglio semplice ciclico durante la propagazione di onde S che vengono dal basso, cioè quello che succede durante un sisma, se supponiamo appunto che queste sollecitazioni applicate sull'elementino di terreno dalle onde sismiche abbiano un andamento così, come nella realtà, diciamo, irregolare, qui rappresentato da questa storia di tensioni tangenziali nel tempo, quello che succede, quello che è descritto, quello che è il comportamento in condizioni sismiche di un elementino di terreno, supponiamo di rappresentarlo in un diagramma tau, tensione tangenziale, gamma, deformazione tangenziale,
Quello che succede è questo sostanzialmente, in cui sono evidenziati i caratteri tipici di una risposta sismica del terreno, diciamo. Come vedete, diciamo, se facciamo riferimento a queste sollecitazioni 0, 1, 2, andremo a descrivere questo ramo sostanzialmente, in cui cosa notiamo? Varie cose. Innanzitutto che questi tratti, ad esempio il tratto 0, 1, o l'1-2 non sono dei tratti rettilinei, cioè il comportamento del terreno è non lineare, cioè la rigidezza dipende dal livello deformativo. L'altra cosa che osserviamo è che all'annullarsi della tensione tangenziale, no? Nel passaggio 1-2, quindi quando siamo in 2 di nuovo, la tensione tangenziale si annulla così come era all'inizio, però il punto 2 non coincide col punto 0. Perché? Appunto perché il comportamento del terreno è non reversibile sostanzialmente. Questa, diciamo, non linearità di comportamento, questa non reversibilità, fa sì che quando poi andiamo a descrivere compiutamente un carico ciclico, ad esempio guardiamo il tratto di carico 2, 3, 4, 5, sostanzialmente in cui appunto andiamo ad applicare, come fa il terremoto, delle sollecitazioni che no, sono cicliche, cioè si invertono di segno sostanzialmente, quindi passiamo attraverso lo zero in questo diagramma, andiamo a descrivere 2, 3, 4, 5, andiamo a descrivere quello che è un ciclo di isteresi, che sostanzialmente comporta un assorbimento di energia. Quindi diciamo queste sono le caratteristiche, veramente in soldoni, diciamo, del comportamento ciclico del terreno sotto azioni sismiche. Come schematizzare un comportamento così complesso? Tipicamente questo comportamento per un dato ciclo di carico viene schematizzato con due parametri che sono il modulo di taglio G, che possiamo immaginarlo come la pendenza di questo ciclo di isteresi, sostanzialmente, cioè la pendenza del tratto che unisce i due estremi del ciclo di isteresi, questo e questo qui. Quindi è definito come tau fratto gamma, tau pp fratto gamma pp, dove tau pp e gamma pp sono i valori massimi sostanzialmente della escursione in termini di tau e di gamma, di deformazione tangenziale. E poi diciamo possiamo schematizzarlo questo comportamento ciclico attraverso un secondo parametro che chiamiamo fattore di smorzamento o damping, di cui qui vedete la definizione, senza entrare troppo nei dettagli, vediamo che questo fattore di smorzamento, rapporto di smorzamento è proporzionale a W2D. Che cos'è W2D? È l'area di questo ciclo, di questo fuso, ed è quindi, abbiamo detto, l'area, l'energia dissipata durante questo ciclo. Quindi questo rapporto D sostanzialmente è proporzionale, quindi è una quantificazione dell'energia dissipata in un ciclo. La cosa chiaramente importante è che, come abbiamo detto, il comportamento del terreno è non lineare, quindi questi parametri G e D non sono delle costanti, ma dipendono appunto dal livello di deformazione, cioè dal valore di gamma della deformazione iniziale. Quindi ecco qui che si ottengono queste curve di variazioni G del modulo di taglio in funzione di gamma. G normalmente decresce al crescere di gamma, quindi si ottengono quelle che si chiamano delle curve di decadimento del modulo di taglio. E poi diciamo la curva di incremento del fattore di smorzamento sostanzialmente, che è di quell'area, diciamo, di quel ciclo, cresce a crescere di gamma. Quindi per caratterizzare compiutamente il comportamento ciclico non lineare dei terreni occorre fornire un'analisi di risposta locale queste due curve. Da dove si ricavano queste curve? Si ricavano tipicamente da prove di laboratorio, quindi ne vedete alcune, ma anche qui non c'è tempo per entrare nei dettagli, oppure tipicamente allorché non abbiamo delle prove perché non sono disponibili dei campioni indisturbati su cui abbiamo fatto prove di laboratorio, è possibile scegliere delle curve di letteratura. Anche qui chiaramente non è semplice, occorre molta esperienza per poter scegliere delle curve di decadimento adeguate, che sono funzione del tipo di terreno, argilla, sabbia, ghiaia, eccetera, eccetera, o per un dato tipo di terreno, sempre argilla, sono funzioni di ulteriori parametri come per esempio, no, l'indice di plasticità, o nelle sabbie sono molto dipendenti dalla pressione di confinamento, cioè dalla profondità, dallo spessore del nostro deposito e così via. Secondo punto, definizione dell'input sismico. Anche qua sostanzialmente è un problema piuttosto importante. Tipicamente
La tendenza attuale, anche diciamo stabilita dalla normativa, è quella di applicare in input degli accelerogrammi naturali, cioè delle registrazioni di veri eventi sismici disponibili in database come Itaca, che contiene delle registrazioni nazionali, oppure il database ESM, che è un database anche questo gestito dall'INGV di Milano sostanzialmente. E che contiene registrazioni anche europee. Chiaramente non basta prendere registrazioni chiaramente da questo database senza alcun criterio, ovviamente, ma qui chiaramente, come vi dice anche la normativa, questo straccio che vi ho riportato qui, gli accelerogrammi devono essere scelti in base a cosa? Devono essere congruenti con le caratteristiche sismogenetiche delle sorgenti attese nel sito di studio, alle condizioni di registrazione, magnitudo, eccetera, eccetera. In cosa si traduce tutto ciò, sostanzialmente, anche qui in pochi concetti. Devo scegliere delle registrazioni di terremoti plausibili per la mia area, quindi se nel mio sito ho un'idea, sostanzialmente, devo avere un minimo di inquadramento sismotettonico, cioè devo capire dove sono le sorgenti sismiche, le faglie più importanti che caratterizzano la sismicità della mia area, devo identificare le magnitudo di queste sorgenti, devo capire a che distanza sono dal mio sito e posso quindi andarmi a estrarre a quel punto dal database delle registrazioni di terremoti di questa magnitudo, queste magnitudo che ho individuato e registrate ad una distanza che sia, diciamo, compatibile con la distanza del mio sito dalle sorgenti che ho individuato. L'altra cosa importante è che queste sono registrazioni che io in un'analisi di esposta locale devo applicare al basamento sismico, quindi su roccia, quindi devo estrarre soltanto registrazioni effettuate su condizioni di roccia affiorante. Se sono bravo, posso anche tener conto del meccanismo di faglia, cioè se io sto studiando la risposta sismica di un sito circondato da faglie che hanno un certo meccanismo di faglia, ad esempio delle faglie dirette, andrò a estrarmi, se possibile, delle registrazioni soltanto di terremoti generati da faglie dirette. La selezione di questi accelerogrammi nei database poi deve rispecchiare un'altra caratteristica, cioè deve essere compatibile con lo spettro di input su roccia, no? Qui che ti apre un altro mondo, sostanzialmente la tendenza attuale è scegliere almeno 7 segnali, come ci dice la normativa, almeno 7 registrazioni, e lo spettro medio di risposta di queste 7 registrazioni deve essere compatibile con lo spettro di riferimento su roccia, al basamento sismico. Questa è una procedura che non è banale, diciamo. Qui vedete un codice di calcolo che diciamo, è stato messo a punto per effettuare studi di selezione dell'input sismico e vi rimando a questo codice e chiaramente a tutta la bibliografia che esiste per la definizione dell'input sismico. Il terzo punto, se vi ricordate, era quello della scelta del codice di calcolo e di elaborazione dell'esecuzione dell'analisi di elaborazione. Anche qui si apre un mondo, qui c'è soltanto un piccolo elenco di codici di calcolo che sono disponibili a seconda della geometria per le condizioni 1D sostanzialmente. Il codice, diciamo, di cui ci andremo a occupare è questo qui, è Strata, che di fatto non è nient'altro che un codice che opera nel dominio delle frequenze come, diciamo, come dire, il capostipite che è Shake, che è uno dei primi codici di calcolo ad essere inseriti, ad essere, diciamo, utilizzati per la risposta locale. Chiaramente passando alle condizioni 2D e 3D si passa su codici molto più complicati che chiaramente qui non abbiamo il tempo di affrontare. Vi ricordo che il codice di calcolo strada è un codice di calcolo che, come detto, opera nel dominio della frequenza, ragiona intenzioni totali, cioè non intenzioni efficaci, ma intenzioni totali, quindi dimenticatevi, scordatevi tutti quelli che sono i fenomeni che riguardano l'accoppiamento tra solido e acqua, quindi non possiamo prevedere gli eventuali sviluppi di pressione interstiziale nei pori, quindi non possiamo fare per capirci analisi di liquefazione o cose di questo tipo, ed è un codice che si basa sul metodo lineare equivalente per modellare, diciamo, la non linearità dei terreni sostanzialmente.
Su questo, diciamo, alcuni concetti. Il modello lineare equivalente, che cosa vuol dire sostanzialmente? Che il codice va a effettuare sostanzialmente una serie di analisi lineari. Quindi è una procedura iterativa, si effettua un'analisi lineare sostanzialmente. Sulla base di questa analisi lineare si calcolano le deformazioni raggiunte in ogni strato. E calcolate queste deformazioni, si procede ad aggiornare le caratteristiche G e D di ogni strato sulla base delle curve che abbiamo visto prima. Si aggiornano questi valori e si fa un'altra analisi. Okay? Si calcolano i valori di deformazione e si fa un nuovo aggiornamento e così via. Fino a che sostanzialmente, diciamo, questa procedura non converge, non si converge, cioè verso un valore di G e un valore di D che sono praticamente costanti. Questo sostanzialmente è un approccio semplificato per tener conto della non linearità del terreno, è quello che si chiama approccio lineare equivalente. Attenzione, questa slide serve a farvi capire sostanzialmente che questo approccio di analisi lineare equivalente praticamente va bene solo diciamo fino a deformazioni che non sono troppo elevate. Questo troppo elevate qui viene indicato come diciamo 0,4% in termini di deformazione gamma. La circolare cita dei valori decisamente più alti di 1-2%, però diciamo che la letteratura vi mostra che questo approccio lineare equivalente va bene soltanto per deformazioni fino a circa dello 0,4%. Quando andiamo oltre, cioè verso l'1% e così via, 2%, cioè ci avviciniamo un po' verso rottura, la non linearità del terreno è molto molto marcata e non vanno più bene approcci lineari equivalenti, ma vanno usati delle analisi veramente, propriamente non lineari, che poi possono essere anche qui piuttosto semplificate, come quelle basate sul modello iperbolico, o diciamo qui andiamo sul complesso, analisi che utilizzano modelli costitutivi avanzati per il terreno di tipo elastoplastico. Chiaramente noi non ce ne occupiamo, con strata ci muoviamo nel campo lineare equivalente, però ecco, ricordatevi che a valle di una analisi è opportuno andarci a vedere i valori di gamma. Se i valori di gamma sono molto elevati in alcuni strati, cioè ci avviciniamo appunto all'1%, è probabile che la nostra analisi non sia accurata con il metodo lineare equivalente. Quindi ricordiamoci sempre questo. Allora, vediamo il codice di calcolo strata. Supponiamo che chiaramente è stato già installato il codice di calcolo. Nelle informazioni vi metto il link per procedere al download del codice qualora non abbiate già disponibile, e vediamo come si utilizza il codice di calcolo. È molto semplice da utilizzare. Queste sono le varie finestre attraverso cui si articola il codice. Partiamo con la prima, che è quella di General Setting. Qui chiaramente, a parte una zona dove si può specificare il titolo e eventuali appunti, sostanzialmente le unità di misura, che sono chiaramente del sistema metrico. La cosa importante qui è il tipo di analisi. Allora, si deve scegliere se fare un'analisi lineare, o meglio, viscoelastica lineare, cioè non c'è la non linearità, oppure un'analisi lineare equivalente. Chiaramente, normalmente noi faremo sempre l'analisi lineare equivalente, in cui teniamo conto del comportamento non lineare del terreno, perché può essere decisivo sulla risposta sismica locale. Quando è che andremo a fare delle analisi lineari? Soltanto quando, per esempio, dobbiamo calcolarci la nostra funzione di amplificazione in campo lineare per vedere qual è la frequenza di risonanza, per esempio, del nostro deposito. Questo può esserci utile perché praticamente poi questa è un'analisi, è un'informazione che può essere direttamente confrontata con, per esempio, i risultati di misure di microtremore, che sono molto importanti, diciamo, e che però ragionano alle basse deformazioni, funzionano alle basse deformazioni, quindi in campo lineare. Quindi questo, diciamo, generalmente è il caso in cui si fanno delle analisi lineari. Ecco, in sostanza, quando veramente le sollecitazioni sono bassissime, come quelle dei microtremori, quindi vogliamo informazione in campo lineare, a bassissime deformazioni. Okay? Normalmente l'approccio è sempre invece scegliere un'analisi non lineare, perché il comportamento non lineare del terreno, ripeto, si manifesta subito e diciamo, ed è molto molto importante. L'altra cosa, diciamo, che si può scegliere qui è questo variare le properties, cioè variare le proprietà del terreno. Non ce ne occupiamo in questa presentazione, perché questa è sostanzialmente
una dimostrazione di come utilizzare il codice di calcolo chiamiamolo con approccio deterministico, cioè in cui noi abbiamo assegnato dei parametri ai nostri strati, bisogno di volume, VS, le curve, eccetera, eccetera, in maniera deterministica, cioè non c'è incertezza, abbiamo assegnato delle proprietà ben definite ai nostri strati. Quello che si può fare con questo comando vary properties è invece in realtà eseguire analisi di tipo stocastico, cioè analisi nelle quali praticamente le proprietà, per esempio la velocità VS o lo spessore degli strati, o le curve anche, possono essere sostanzialmente rese variabili, cioè essere trattate come variabili stocastiche e quindi assegnare loro una certa distribuzione di probabilità, un certo valore minimo e massimo e così via. Questo serve chiaramente a tener conto nella valutazione della risposta locale dell'incertezza che normalmente diciamo, interessa queste proprietà, ma ripeto, non ce ne preoccupiamo. L'altra cosa che ci interessa qui specificare in questo general setting è la massima frequenza che vogliamo modellare. Tipicamente nei sismi le frequenze di interesse ingegneristico sono comprese tra diciamo, 0,1 e 20-25 Hz, quindi diciamo, se noi qui settiamo 20-25 Hz va benissimo, è il limite superiore. Questo wavelength factor che cosa rappresenta? Sostanzialmente nella modellazione numerica, diciamo, generalmente bisogna diciamo, modellare degli strati che siano sufficientemente piccoli, di spessore piccolo rispetto alle lunghezze d'onda che stiamo modellando. Come sapete, le lunghezze d'onda sono legate alla frequenza e alla rigidezza, no? Se quindi, per esempio, facciamo riferimento alla frequenza massima, questo 20-25 Hz, avremo una diciamo lunghezza d'onda minima. Sapete che alte frequenze corrispondono a lunghezze d'onda piccole e viceversa. Quindi diciamo che se fissiamo la frequenza pari alla frequenza massima sostanzialmente avremo una lunghezza minima che è rappresentata dalla VS di quello strato diviso Fmax. Questa è la lunghezza d'onda minima che noi dobbiamo modellare sostanzialmente. Ebbene, quindi lo spessore degli strati H deve essere sostanzialmente tale da mettere, diciamo, almeno n sottostrati dentro questa lunghezza minima. Quindi, in altre parole, questa altezza H deve essere, diciamo, pari ad una frazione, lambda fraction, di questa lunghezza minima. Ok? Generalmente, sostanzialmente, si prende questa fraction pari a 0,1 o 0,2, che corrisponde sostanzialmente ad avere 5 o 10, no? Sottostrati, strati dentro questa lunghezza minima. Questo è un valore che va settato in questa parte, e poi però è il codice che opera una suddivisione in sottostrati in modo da rispettare questa condizione. Quindi noi nella nostra modellazione poi dovremo semplicemente limitarci a dare lo strato, gli strati che sono presenti nel nostro sottosuolo con il loro spessore reale. Poi sarà il codice di calcolo che va a effettuare questa suddivisione in sottostrati rispettando questa condizione per avere una soluzione numericamente, diciamo, accettabile. Andiamo avanti, supponiamo di aver selezionato un'analisi di tipo lineare equivalente. Quando selezioniamo questa opzione si apre un'altra, diciamo, serie di informazioni che vanno calcolate, che vanno inserite qui nel codice, in questa zona. Di cosa stiamo parlando? Abbiamo detto che il nostro è un approccio in strada lineare equivalente. Questo vuol dire sostanzialmente che andremo ad effettuare una serie di analisi lineari in cui di volta in volta i parametri G e D vengono aggiornati in base al livello deformativo. L'aggiornamento avviene attraverso le curve G e D, che poi vedremo dove inserire. E come si fa l'aggiornamento? Abbiamo detto che si fa un'analisi lineare, ogni strato avrà una storia di deformazioni gamma che andrà ad essere calcolata. E che valore di gamma usiamo per aggiornare G e D, perché chiaramente gamma varia nel tempo, ok? Durante il sisma. Bisogna scegliere un valore di gamma rappresentativo. Questo valore di gamma rappresentativo non è il gamma max, perché il gamma max è quello che viene raggiunto magari per una frazione di secondo durante la parte più energetica del terremoto, e non è certamente rappresentativo di una deformazione media dello strato durante tutto il sisma. Quindi l'approccio è quello di scegliere
fare una frazione di questo gamma max praticamente, ok? E questa è questa effective strain ratio. Questa è appunto l'aliquota del gamma max, no? Che viene scelta per aggiornare i parametri dinamici. Cioè, se settiamo 0,5 vuol dire che andremo a prendere la metà di gamma max per aggiornare i parametri. Questo valore tipicamente una volta veniva posto sempre pari a 0,65, che era una sorta di numero magico. In realtà diciamo che più correttamente questa frazione, questa aliquota, deve essere funzione della magnitudo di riferimento. Se supponiamo appunto che noi stiamo facendo un'analisi su un sito in cui abbiamo detto, abbiamo visto che le faglie sono capaci di magnitudo, che so, intorno a 6, ok? Vorrà dire che questa gamma, questa aliquota andrà scelta come 6 meno 1 diviso 10, no? Magnitudo meno 1 diviso 10, quindi appunto 0,5. Ok, quindi lo 0,65 è un valore che va bene per capirci per terremoti di 7,5, no? Se abbiamo una magnitudo 7,5, avremmo effettivamente, secondo questa regoletta, diciamo 0,65, ma la meno di 7,5 per i contesti italiani almeno è piuttosto, diciamo, raro, ok? Anzi, diciamo, eccede sicuramente le magnitudo storicamente osservate. E quindi diciamo che 0,65 è un valore che non va bene. Quindi teniamo sempre presente il valore di magnitudo di riferimento e andiamoci a scegliere un valore di gamma effettivo che sia congruente. L'altra cosa qui che bisogna specificare sono i parametri che controllano queste iterazioni, cioè questa sequenza di analisi lineari. Abbiamo detto che succede? Si fa un'analisi lineare, si aggiornano i parametri in base a gamma efficace e si fa un'analisi lineare ancora. Si calcola un nuovo valore di gamma efficace, si aggiornano i parametri, si fa un'altra analisi lineare. Finché si continua questa cosa, finché diciamo l'aggiornamento dei parametri G e D in due iterazioni successive non è praticamente minima, ok? Questo è quello che qui si chiama error tolerance, quindi quando la differenza tra due valori consecutivi di G e D scende sotto il 2%, il programma si ferma, smette le iterazioni. Qua c'è un altro parametro che si chiama massimo numero, maximum number of iteration, qui settato a 10, cioè il programma, anche se non raggiunge sotto quella tolleranza di errore che abbiamo visto prima, con il 2% per esempio qui, si ferma comunque quando raggiunge il numero massimo di iterazioni che abbiamo specificato qui. Quindi in questo caso, diciamo, anche se diciamo, il programma non scende sotto il 2%, si ferma quando ha fatto 10 iterazioni. Okay? Tipicamente nei casi in cui la linearità non è molto forte, diciamo che anche 5-6 iterazioni sono sufficienti a raggiungere errori sotto il 2%, quindi diciamo il programma si ferma prima delle solite 10 iterazioni. Veniamo alla seconda finestra, che è quella del soil types, cioè i tipi di materiali, cioè i litotipi, i terreni che abbiamo distinto nel nostro modello di sottosuolo. Qua si può inserire chiaramente il nome. Qua ci sono dei codici di alcuni litotipi, si deve inserire il peso dell'unità di volume in kN al metro cubo e diciamo qua se facciamo un'analisi lineare va inserito il damping. Ok, questo è un damping, è lo smorzamento del terreno che tipicamente è lo smorzamento a basse deformazioni in un'analisi lineare. E tipicamente quindi diciamo che siamo su valori che si muovono da 0,5% che sono tipici delle rocce a 1-2% che sono tipici invece dei terreni. Okay, tipicamente insomma le sabbie un pochino meno, le argille in base alla plasticità, ma comunque diciamo l'ordine di grandezza è questo qui. Questo è ecco, appunto nel caso di analisi lineari. Nel caso in cui facciamo, ecco, finiamo anche di descrivere questo qui in basso, queste qua sono le caratteristiche del basamento sismico che non compaiono in questa parte qua che comprende soltanto diciamo le coperture. Qui sotto va specificato il peso unità di volume del bedrock e il suo damping, tipicamente 0,5%. Vi faccio notare che qua c'è una informazione sulla falda, che non è rilevante in realtà, perché abbiamo detto noi facciamo analisi in tensioni totali, quindi diciamo non ci serve sapere dove sta la falda, cioè quindi per calcolarci le tensioni efficaci. Perché viene chiesta questa informazione? Perché in output sostanzialmente il codice consente di restituire questo CSR, praticamente questo rapporto di tensione ciclico
tra tau max e sigma primo. Sigma primo è la tensione efficace, quindi serve per calcolare sostanzialmente questo sigma primo. Però per le normali applicazioni di risposta sismica locale, questa informazione è del tutto superflua. Nel caso di analisi non lineari equivalenti, quindi in cui noi teniamo conto della non linearità, la mascherina si modifica in questo modo, cioè per ogni litotipo, anziché specificare il damping a basse deformazioni, invece vanno specificate le curve, che sono la curva del modulo di taglio normalizzata G su G0 e la curva del damping. Qui il codice ha una libreria per cui ci sono già disponibili delle curve di letteratura. Qui ce n'è un esempio, per esempio da rendere stoche, che sono delle curve tipicamente utilizzate per i terreni argillosi. Se selezionate queste curve vanno specificate degli ulteriori parametri, tra cui è importantissimo l'indice di plasticità, perché le curve dell'argilla sono fortemente condizionate all'indice di plasticità, quindi è chiaro che anche se voi avete fatto, non avete fatto prove di laboratorio, non avete fatto prove G su G0 e D su un campione disturbato, dovete avere un minimo di informazioni comunque geotecniche per questi materiali. Quindi per le argille dovete almeno avere sostanzialmente un'idea dell'indice di plasticità, quindi fare delle prove di caratterizzazione, di identificazione sostanzialmente su questi materiali. Ci sono anche altre curve, per esempio Kuseyfic e Dobry, sempre delle curve per le argille, e poi anche curve per le sabbie, per altri materiali. Diciamo che potete chiaramente anche inserire delle curve personalizzate, custom. Selezionando custom si apre qui sostanzialmente in basso a destra delle caselle in cui andare a incollare o a scrivere queste curve, quindi dovete riportare una colonna con i valori di gamma, strain, e una colonna con i valori di G su G0, così come per D ci sarà una colonna di gamma e una colonna dei valori di smorzamento in percentuale. Queste chiaramente sono delle curve che voi, per esempio, potete inserire quando avete fatto delle prove di laboratorio, ok? E quindi avete i risultati gamma e G max. Oppure sono delle prove delle curve di letteratura che non sono presenti in librerie che voi volete ovviamente utilizzare. Una piccola notazione è che quando il materiale è a comportamento lineare, cioè lo volete assumere a comportamento lineare, e quando è questa si presenta questa cosa? Quando chiaramente il materiale è molto rigido, ad esempio l'AVS è, per dare un'idea di grandezza, almeno 600 metri al secondo. In questo caso è chiaro che anche sotto sismi molto forti il comportamento è pressoché lineare, e quindi chiaramente cosa vuol dire? Che G non varia e D non variano. Quindi praticamente potete dare delle curve, come fare questa cosa? Dando delle curve fittizie in cui praticamente al variare di gamma G su G0 si mantiene pari a 1, ok? Cioè praticamente non c'è variazione nel modulo di taglio, non c'è decadimento. L'indicazione è di dare almeno 3 punti fittizi qui per la definizione di questa curva lineare, perché altrimenti il programma va in crash, perché usa un algoritmo di interpolazione di questi punti che richiede almeno 3 punti, quindi non basta. Anche se in teoria ne basterebbe chiaramente 2 di punti, diciamo, dovete inserire almeno 3 valori. Andiamo adesso al terzo foglio, cioè quello di Soil Profile. Qui andiamo a dare il profilo in termini di spessori e valori di VS, no? Cioè sostanzialmente si va a definire la thickness, cioè lo spessore di ogni strato, si va ad assegnare il litotipo che costituisce quello strato, andando a pescare da un menu a tendina tra i litotipi che avete definito qui in Soil Types, e si va ad assegnare il valore di VS. Questo lo si fa, diciamo, per tutti gli strati che sono presenti nel nostro, diciamo, deposito fino al raggiungimento del bedrock. Il bedrock sismico è quella formazione che ha almeno 800 metri al secondo. Qui vedete un valore più alto perché questo era un caso un po' particolare nel quale, diciamo, c'erano contrasti di rigidezza anche più profondi e comunque importanti che si vuole tenere a conto, però diciamo tipicamente ci si arresta quando si raggiungono gli 800 metri al secondo per avere il bedrock sismico. Ripeto, per ogni strato venivano definiti thickness e assegnato il litotipo e la VS, ok? Quindi sono questi qua, spessore, litotipo e VS. L'ultimo strato, chiaramente il bedrock, non ha ovviamente spessore, quindi qua vi ritrovate scritto space, cioè semispazio, cioè bedrock. Motion.
In questo foglio andiamo ad applicare il moto sismico. Vanno specificate alcune cose, innanzitutto la location dell'input motion, cioè dove è assegnato. Tipicamente il moto sismico in un radio di sposta locale è assegnato al bedrock, cioè al basamento sismico, allo strato più profondo dal quale il segnale si propaga attraverso tutto il deposito e giunge in superficie. Quindi tipicamente qui dovremo selezionare bedrock. Ok? Questa è la, diciamo, soluzione normalmente adottata. Ricordiamoci, questo è un discorso molto delicato, questa ipotesi nella teoria di sposta locale corrisponde all'affioramento del bedrock, cioè quella che si chiama cosiddetta opzione outcrop. Cioè praticamente questo segnale fisicamente è rappresentativo di un segnale registrato non in profondità, ma all'affioramento del bedrock. E questo è corretto perché tutte le registrazioni che noi abbiamo selezionato e che andremo ad applicare sono registrazioni che normalmente sono fatte in delle stazioni di registrazione che sono ubicate in superficie, su roccia affiorante, abbiamo detto. Quindi diciamo questa è l'opzione giusta, ok? Mentre diciamo se si dà qui l'altra opzione è quella di assegnare il moto ad una specifica profondità. Questa si deve usare soltanto quando il segnale è stato effettivamente registrato in profondità. Ok? Ma è una, diciamo, condizione piuttosto rara. Ok? Quindi, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi dobbiamo seguire questa strada, cioè selezionare bedrock e assegnare, caricare il segnale che abbiamo estratto dai nostri database. Ripeto, questa specified depth va utilizzata soltanto quando abbiamo delle registrazioni in profondità, ok? Non selezionare questa registrazione normalmente perché se diciamo la si seleziona per sbaglio e poi si dà un accelerogramma in affioramento, questa cosa, qua servirebbe fare un po' di teoria della risposta locale, andrebbe a simulare una base infinitamente rigida, il che non è corretto perché il basamento, per quanto possa essere piuttosto veloce, rigido, comunque non lo è mai infinitamente rigido. E quindi fare questo errore comporta una grossa sovrastima del moto sismico, perché una base infinitamente rigida vi va a mantenere intrappolata l'energia nel deposito di terreno senza possibilità di allontanarsi attraverso il basamento. E questa cosa qui chiaramente comporta delle forti sovrastime e delle grosse, diciamo, sovrastime, può comportare delle enormi, diciamo, maggiorazioni dell'azione sismica. Quindi attenzione a questa opzione. Quindi diciamo tipicamente quando utilizziamo dei segnali registrati in superficie andare ad a selezionare qui bedrock. Fatto questo, cioè assegnato il nostro segnale al bedrock, si va a caricare il nostro input, quindi qua si va a selezionare add, compare una finestra di dialogo, questa qui, che vi consente di caricare un input, una registrazione fatta, formattata secondo un qualsiasi formato. Basta selezionare un po' queste, ragionare su queste menu a tendina qui. Sostanzialmente, questo per esempio è un esempio di segnale in cui c'è una colonna con i valori del tempo, una colonna con i valori di accelerazione in G. Quindi in questo caso si dovrà dire che, diciamo, il nostro accelerogramma ha dei valori in colonna, quindi qua format columns. L'accelerazione sta sulla colonna numero 2, quindi data column 2, e i valori sono in G, quindi si seleziona gravity. Bisogna poi dirgli da dove iniziare a leggere, quindi per esempio qua la riga 1, perché non ci sono righe di intestazione, e poi qual è la linea, diciamo, di termine. Qui ci sono 18.000 e un punto, quindi metteremo 18.000 e un punto. Il point count sostanzialmente è la differenza tra linea finale e linea iniziale, molto semplicemente. Okay, cioè il numero di punti che vanno letti. E poi qua va selezionato il time step. Dalla colonna dei tempi vediamo che il time step, cioè il passo di lettura del cronograma, è 0,005 secondi, quindi qua andremo a inserire 0,05 secondi. C'è anche l'opportunità di scalare, diciamo, il cronograma applicando un fattore di scala e qui si va a calcolare in automatico la PGA. Cliccando su plot possiamo anche visualizzare l'accelerogramma che abbiamo appena caricato. Questo è importante per accertarci che il tutto sia stato caricato in maniera corretta, quindi è opportuno farlo sempre. Poi
Caricato l'accelogramma, dobbiamo dire che tipo di accelogramma è. Questo si collega al discorso che abbiamo detto in precedenza. Abbiamo detto che generalmente i nostri segnali sono accelogrammi registrati in una stazione di registrazione che è in superficie, cioè in affioramento, cioè di outcrop, e quindi va selezionato outcrop. Ok? Quindi diciamo questa opzione outcrop si va a sposare sostanzialmente con l'informazione bedrock che abbiamo selezionato. Questa è l'applicazione usuale di risposta locale. Dobbiamo usare within o incoming sostanzialmente soltanto se abbiamo, selezionato in precedenza qui una specified depth. Ok? Quindi è l'opzione che abbiamo detto prima, cioè rara, in cui noi abbiamo una registrazione in profondità e quindi dobbiamo far capire al codice che quella registrazione è una registrazione profonda fatta within, cioè dentro il deposito ad una certa profondità. Ma ripeto, questa è una situazione piuttosto rara. Andiamo qui ad output specification, dove andiamo a chiedere al programma cosa vogliamo in uscita. Qua ci saranno i cosiddetti profili, cioè praticamente i profili dei valori, dei vari parametri lungo lo spessore del deposito, quindi sicuramente ci interesserà per esempio avere il profilo della PGA, cioè del profilo di accelerazione di picco, ci potrà essere di interesse per esempio avere il valore massimo dello shear strain, cioè delle deformazioni, perché per esempio è per quel controllo che dicevamo prima, cioè per capire un attimo quant'è l'entità delle deformazioni di taglio in modo tale da avere un'idea se siamo alle medie deformazioni oppure andiamo verso le alte, cioè 1%, quindi il nostro sistema lineare equivalente non va più bene. E così via. Poi possiamo qui in time series possiamo scegliere gli accelerogrammi, per esempio, quindi tipicamente si andrà a chiedere l'accelerogramma a 0 metri, cioè alla superficie del deposito, che è appunto il punto di output tipico della risposta sismica locale, cioè come il moto è stato alterato nel passaggio da basamento a 0 metri, cioè al tetto del deposito praticamente. Se specifichiamo accelerazione al bedrock, chiaramente il programma ci restituirà i segnali input che abbiamo dato. Molto importante anche questo sottofoglio qui, response and full respect, perché qua si può scegliere praticamente sostanzialmente i valori di spettri di risposta e di spettri di Fourier nei vari punti. Un'altra cosa molto importante sono i ratios. In ratios possiamo, settando acceleration transference function, possiamo ottenere la funzione di trasferimento. Funzione di trasferimento è una funzione nel dominio della frequenza che ci dice sostanzialmente l'effetto filtro della risposta sismica locale, cioè ci dice per ogni frequenza quanto è stato amplificato o deamplificato il moto sismico. E chiaramente, tipicamente, la funzione di trasferimento viene specificata fra 0 metri, cioè il tetto del deposito, e il bedrock. Questa è la funzione di trasferimento del deposito, cioè ci dice come il moto sismico appunto è stato modificato frequenza per frequenza dal bedrock nel passaggio fino a 0 metri attraverso tutto il deposito. Chiaramente si possono specificare diverse location, cioè ottenere per esempio la funzione di trasferimento fra due strati qualsiasi, ma chiaramente la funzione di trasferimento del deposito tipica è questa qua, cioè quella tra 0 metri e bedrock. Fatto girare l'analisi con il comando compute, qui possiamo visualizzare poi a seguito dell'analisi, i risultati. Tipicamente l'analisi 1D attraverso un'analisi lineare equivalente con strada richiede non tantissimo tempo, chiaramente dipende anche dal numero di segnali che stiamo girando, però per 7 segnali, che è lo standard, generalmente in pochissimi minuti, anche 1 o 2 minuti, si hanno i risultati. Cosa possiamo visualizzare? Appunto, visualizziamo qui a sinistra abbiamo una lista di tutto quello che abbiamo chiesto in output e possiamo visualizzare, scegliendo in questo minuto tendina quello che ci interessa, possiamo visualizzarlo qui nella parte di destra sotto forma sia di plot, cioè di grafico, questo per esempio è un grafico di uno spettro di risposta, sia sotto forma di appunto tabella, cioè forma tabellare, quindi con i numeri che possono essere ricopiati e incollati, per esempio poi in Excel per ulteriori, elaborazioni. Ok, finisce qui questo breve tutorial del codice di calcolo strata. Vi ricordo appunto che il codice, se non lo avete disponibile, potete scaricare al link che vi ho fornito in
descrizione del video e al prossimo video.